Certo che poter tirare fuori l'auto dal box semplicemente premendo sul telecomando, come se fossimo tranquillamente seduti sul divano di casa per accendere la televisione, è una gran comodità. Ma accessori come questo non sono l'unico plus della Hyundai Tucson, che si distingue nel mare magnum delle crossover e delle SUV di medie dimensioni anche per altre caratteristiche. Caratteristiche che comprendono un'offerta di versioni ibride che ha pochi uguali, sono addirittura quattro. Ci sono due ibride leggere, quella a benzina da 150 cavalli e quella, davvero rara nel settore, a gasolio e con 135 cavalli. Entrambe sono a trazione anteriore e con il cambio manuale o a doppia frizione. Poi c'è la full hybrid da 230 cavalli, con il cambio automatico e a due o quattro ruote motrici. E poi c'è questa, l'ibrida plug-in, che con 265 cavalli è anche la più potente e c'è solo col cambio automatico e le 4x4. La grossa differenza è che la plug-in, o se preferite la ricaricabile, può fare qualcosa che le altre ibride non possono. Questo. Viaggiare per decine di chilometri soltanto in elettrico, come stiamo facendo adesso. Secondo il centro prove di Al Volante, si possono percorrere mediamente 55 chilometri. Per percorrere tutta questa strada basta, come detto, una sola ricarica, che al prezzo di mercato da una colonnina pubblica costa una decina di euro. Sia chiaro, in elettrico la guida è molto fluida e anche bella vispa. Abbiamo rilevato 140 km orari di velocità massima con il sole motore corrente. È il sistema ibrido che, in una logica di massima efficienza, decide se viaggiare soltanto in elettrico oppure in ibrido, quindi anche con il motore termico in funzione. Il tutto comunque avviene nella massima morbidezza, nel senso che non ci si accorge dell'alternarsi del funzionamento del motore elettrico e del motore termico. Batteria che, come per tutte le ibride, si ricarica nei rallentamenti, però quella per le plug-in è più grande e quindi si può rigenerare anche alla spina. Spina che è qui, sul fianco destro dell'auto, e va collegata via cavo a una colonnina pubblica o una wall box a corrente alternata. Accettando fino a 7,4 kW, bastano un paio d'ore per una rigenerazione completa. Utilizzando invece una presa domestica tipo Schuco, servono almeno 5 ore. Va da sé che entrambi i tipi di cavo sono in dotazione all'auto e trovano posto nel vano apposito sotto il baule. In questa mobilità che si sta spostando verso l'elettrificazione non è sempre facile orientarsi. Proviamo a capire in pochi passaggi il funzionamento di una plug-in come la Tucson. Un motore termico è un motore elettrico alimentato a batteria. Questo è il cuore del sistema ibrido. Nel caso della Hyundai Tucson plug-in stiamo parlando di un 1.6 turbo a iniezione diretta di benzina da 180 cavalli, che lavora insieme al motore elettrico da 91 cavalli inserito nel cambio. Motore elettrico che, come detto, può muovere a lungo l'auto da solo. Ciò è possibile anche perché dispone di potenza sufficiente per farlo. I motori a corrente delle altre Tucson sono meno potenti. Quello della full hybrid ha 60 cavalli e può sì spostare l'auto, ma solo per brevi tratti. E quello della mild hybrid ha appena 17 cavalli. E non è solo il motore a fare la differenza fra i tipi di ibrido, ma anche e soprattutto, quando si parla di autonomia, le dimensioni della batteria. Più è grande la batteria, maggiore è l'autonomia, e quella della Tucson plug-in è da 13,8 kWh. È montata qui in basso, sia per non togliere spazio all'abitacolo, sia per abbassare il baricentro dell'auto e migliorare così la tenuta di strada. Batteria per la plug-in molto più potente di quella della full hybrid, che si ferma a 1,49 kWh, per non dire di quella della mild hybrid, che non arriva nemmeno a 1 kWh. Un altro elemento del sistema ibrido, qui in bella vista, è questo scatolotto, da cui fuoriescono i cavi arancioni per l'alta tensione. Si tratta del convertitore, che scambia l'energia fra il motore elettrico e la batteria che lo alimenta. In sostanza, trasforma la corrente continua della batteria in alternanza per il funzionamento del motore e viceversa. Sotto il fondo del baule c'è il caricatore con i due cavi ad alta tensione. Uno riceve l'energia in arrivo dalla presa esterna quando è collegata a una colonnina, l'altro la invia alla batteria per il motore elettrico. Accanto c'è qualcosa di più familiare, la batteria 12 volt per i servizi di bordo, messa qui sia perché sotto il cofano non ci sta e anche per una migliore distribuzione del peso nell'auto. Se
Si sa, spesso nelle ibride la parte elettrica ruba spazio ai bagagli, ma non è questo il caso. Anche nella variante plug-in la Tucson ha una buona capienza, ma più che con i freddi numeri che potete leggere qui in sovraimpressione, ve lo dimostriamo con la pratica. L'abitacolo offre spazio a volontà, anche per chi siede dietro. La seduta del divano piatta è comoda anche per tre persone e chi sta seduto al centro non ha intralci nei piedi perché il pavimento anche lui è praticamente piatto. Poi c'è tanta aria sopra la testa e tanti centimetri tra le ginocchia e lo schienale del sedile. Qui è regolato sulla mia altezza che sono 1,70 m e come vedete c'è moltissimo spazio. Un'altra comodità è lo schienale del divano che si può regolare nell'inclinazione. E poi dicevamo all'inizio dei tanti accessori di quest'auto. Bene, per chi ha famiglia e quindi bambini, sarà molto utile la tendina parasole per i vetri laterali. C'è anche il climatizzatore automatico trizona e una serie di bocchette nella plancia che soffiano l'aria in maniera particolarmente uniforme e tenue. Quando si guida il comfort è garantito dall'ergonomia del sedile che è ventilato e riscaldato e poi dalle sospensioni che filtrano a dovere buche e tombini e poi c'è la buona insonorizzazione dell'abitacolo e non ultimo la morbidezza del cambio automatico. A proposito di cambio, quando si parla di full hybrid, per raggiungere la migliore efficienza del sistema ibrido, i costruttori si sono sbizzarriti con trasmissioni di nuova progettazione. Ad esempio quella a ingranaggi della Toyota, o quella senza sincronizzatori della Renault, oppure c'è chi il cambio l'ha proprio eliminato, perché a dare trazione alle ruote è il solo motore elettrico, con quello termico a ricaricare la batteria, come nelle Nissan e-Power. Alla Hyundai però hanno scelto di rendere il feeling di guida del tutto simile a quello di un'auto tradizionale. Per questo il cambio a 6 marce della Tucson risponde come un tradizionale automatico con convertitore di coppia, dove le accelerazioni sono scandite dal susseguirsi delle marce senza il fastidioso effetto scooter di altre ibride. In questo caso però invece del convertitore di coppia abbiamo il motore elettrico abbinato a una frizione che lo scollega dal motore termico quando si viaggia soltanto in elettrico. E se ci si vuole divertire un po' basta inserire la modalità di guida Sport e la macchina diventa subito più reattiva sia nella risposta dei motori che in quella del cambio e volendo c'è anche la modalità manuale con le palette al volante. Sempre parlando di comfort e di accessori, la Tucson dispone di svariati aiuti alla guida, fra cui quello più unico che raro, che inserito l'indicatore di direzione mostra nel quadrante del cruscotto sul lato in cui si sta svoltando le immagini della zona posteriore dell'auto. Con i tasti nel volante si può inserire la guida semi-autonoma, la cui attivazione è visualizzata col volante verde in alto a destra nel cruscotto. La Tucson si muove quasi da sola, tenendo la velocità impostata, mantenendosi al centro della corsia e seguendo il flusso del traffico. Insomma, è una guida facile quella che offre questa Hyundai Tucson, con in più anche la sicurezza della trazione integrale, che ha tre modalità per affrontare neve, fango oppure sabbia. E per quanto riguarda i consumi, si mantengono moderati anche a batteria scarica. Quattro tipi di ibrido, fra cui full hybrid e plug-in particolarmente efficiente, e poi una ricca dotazione di serie, oltre a tanto comfort e tanto spazio. Queste alcune delle frecce nell'arco della Hyundai Tucson per spuntarla nell'affollato settore delle SUV in medie dimensioni. Se volete saperne di più, la prova della plug-in è sul numero di maggio di Al Volante in edicola dall'11 aprile. Intanto, se volete, qui sotto diteci la vostra.